you so much, Mr. Krabs. Il volume è altissimo. Ma cos'è, Patrick? Ma che ansia! Dovete sapere che la mia homepage di YouTube è suddivisa in tre distinte categorie: video di cucina, video di Tearless Raptor, canale che vi consiglio caldamente al quale dovreste iscrivervi, e infine video stupidi. Ebbene, nella categoria video stupidi mi è apparsa questa perla. Ahoy SpongeBob, sono andato in overdose di... cavolfiori e ben presto morirò. Ovviamente incuriosito ci clicco su, lo guardo e dico haha funny meme. Da allora è passato quasi un mese, il video è riapparso nei miei consigliati ed è stato solo in quel momento che mi sono reso conto di una cosa fantastica. Non è un'animazione, è un videogioco. Prima di tuffarci a Bikini Bottom vi ricordo che tutte le sere tranne il sabato alle 7 sono in live sul mio canale Twitch. Lasciate un like a questo video perché vi ricordo che con ogni singolo like daremo una dose di... cassata siciliana al nostro Mr. Krabs. E ora andiamo a provare questo capolavoro. Non so voi, ma questa schermata mi mette una tristezza incredibile. Ci sono soltanto due opzioni, gioca e quitta, e Mr. Krabs ha palesemente quittato ogni singola speranza e la vita intera. Buon uomo, si ripigli, per favore! Ah, mio Dio, che disperazione. Ho la netta sensazione che alla fine della rec dovrò richiamare l'analista. Ed eccoci finalmente a Bikini Bottom! Ma soprattutto perché Mr. Krabs dovrebbe dormire in un motel di infima categoria? Non faccio domande e inizio ad esplorare la città? Ok, posso prendere la gente a cazzotti. Posso scattare super velocissimo? E se non erro posso anche rollare tipo Souls-like, vero? Vabbè, guardalo con che agilità, Mr. Krabs. Oh, ma guarda, una bottiglia di... concentrato di cactus. Deve essere proprio gustoso. Raccogliamolo. Ok, Mr. Krabs, sono i due. Pronto? Tre. No, non è pronto. Tre, due, uno. Hoppala! Ma gli occhi hanno trapassato il tetto. Posso entrare qua dentro? No, ok, no. Mr. Krabs ha la patente. Non credo di averlo mai visto guidare. Ma forse c'è una macchina. Aiuto, cosa è successo? Posso entrare in ma... Oh! Mr. Krabs! Dov'è l'automobile? Dov'è finita? Salve, hello, posso salire in macchina? Meglio non andare in macchina, sapete? Quasi quasi la evito. Così è una sensazione mia. No, però adesso voglio vedere dove è arrivata la macchina e se posso raccoglierla di nuovo. Si sta muovendo da sola. Signor automobili, si fermi. Il ciambacchetta dei clienti? Da quando? Oh, andiamo a pestarli tutti quanti così si convincono a venire al Krusty Krab. Ehi voi, maledetti filoplanctoniani bastardi! Porco can che tega. Ma aia, non mi hai preso mai, eri distantissimo. Dov'è la macchina? Si è bloccata là dietro. Vabbè, dai, finiamo di pestare questi bastardi così la smettono di andare al ciambacchet. Ma poi cos'è questa roba enorme? Guarda qua, una bottiglia di succo di cactus. Glu glu glu, baby. Il ciambacchet non dovrebbe essere tipo vicinissimo al Krusty Krab. Non mi torna questa cosa. Hello, signorina. Posso offrirle da bere? Ehi, ehi, non si strusci subito addosso. Ma neanche conosco il suo nome. Come si chiama? Una tazzina di cioccolato caldo bianco. Comunque vi giuro è davvero un sacco ben fatto a Bikini Bottom per essere un gioco. Aia! Posso entrare nella botte? C'è una porta. Lo prendo come un no. Ciao ketamina. Raga, basta, cioè, diciamo quello che è. Ma non troppo, altrimenti il signor YouTube non è felice. Un obiettivo! Sto arrivando, spugna Roberto. Madonna, oh, quanto sei messo male. Krabs, I need you to get... Obiettivo trova più cavolfiori con la K. E tutto questo per SpongeBob. Dobbiamo portare la dose a SpongeBob. Ah, quindi questa realtà parallela, il vero lavoro di Mr. Krab è questo. Oh, eccola qua, salve. Quinta bottiglia di succo di... echinacea. Davvero mi devo muovere a piedi adesso? Ma sono pigro, volevo guidare. E quella come la prendo? 3, 2, 1, salta. Grandissimo, Mr. Krab. Mr. Krab. Mr. Krab! Vabbè, ma cosa c'è? Un party qua sotto. E anche un rave, visto che tutte quante le bottiglie di succo di carota sono finite. Ne è rimasta soltanto una e loro non possono raggiungerla. Oh, molto bene. Ah, bastardi, vi sta bene. Vediamo di saltare su e darci da fare. Dai, Mr. Krabs, l'ultimo salto. La prego, non lo missi. Appena detto. Oh boy, ma come li schivo questi? Non mi prendete, tiè! Ma non ci si può arrivare, ma com'è possibile? 3, 2, 1... Oh,
yes, baby! Bravo il nostro Mr. Krabs, bravissimo! Ehi, ma c'è il Krusty Krab! Ma dentro c'è Squiddy! Che ansia che mi mette Squiddy! Ciao, Squiddy! Mi metti ansia, quindi me ne vado, addio! Ma scusatemi, cosa sta succedendo al retro della casa di SpongeBob? Sembra marcissima, bleh! SpongeBob, tieni... Fuck, thank you so much, Mr. Krabs! Il volume è altissimo! Ma cos'è, Patrick?! Ma che ansia! Ma questo me lo sogno la notte! Ecco perché dovrò chiamare l'analista. Salve anche a lei, signora statua! Oh no! Dai che muoio! Deficiente! Madonna, oh che bruttura! Lui sì che è distrutto dai cactus! Ma con quali occhi poi? Mio Dio, questo me lo sogno la notte davvero! Mr. Krabs! Uccidi una persona? Patrick è davvero così distrutto che vuole che uccida delle persone per lui? Va bene, te li uccido anche. Ma poverino! Ma è un ragazzino tutto felice e tranquillo. Mi dispiace, zio. Ma posso pestare anche lei, quindi? Posso pestare tutti, che bello! Poliziotto, tiè. Due andati, andiamo a fare fuori il terzo. Ma così, dritto per dritto proprio. Vedete perché siete pieni di brufoli? Perché è andato a mangiare al Chum Bucket. La prossima volta impari. Ciao Patrick, ho ucciso 4 persone per te. Cosa devo fare adesso? Ok, volentieri. Mi ha dato delle bottiglie di succo come ricompensa. Posso andare veloce. Gnom. Ciao Squiddy, posso parlare con te? Hey, Mr. Krabs, make sure you get my money. Uno, è lo stesso doppiatore? Probabilmente sì e complimenti. Due, in realtà Mr. Krabs è soltanto il fattorino di Just Eat praticamente. Perché il vero boss dei coriandoli qui a Bikini Bottom è Squiddy. Che bella questa lore, quanto vorrei che fosse realtà. Eccola qui, Sandy. Perché non è addosso il casco? Non dovrebbe tipo morire? Ciao Sandy. Wow, 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 wow. Sono molto dell'aria. Ah, le orecchie! Obiettivo, uccidi Plankton al Chum Bucket. Va bene, boys. Entriamo... Ma non me lo aspettavo così tanto di cattiveria. Salve, benvenuti al Chum Bucket. Si è buggato di brutto. Non vedo niente. Ne ho pestati 2 in un colpo solo. Raccogliamo un pochettino di succo e corriamo. Aia. Gnom. Non ti castrare nelle piante, Mr. Krabs. Credo che siamo arrivati davanti alla porta di Plankton. Riusciremo ad ucciderlo? Ah, Mr. Krabs, you are finally here. Ciao. Now, play me in a coin toss to decide my fate. Ma no, signor Plankton, lei deve smetterla con le monetine, altrimenti sarà la sua disfatta finale. Giochiamo con le monetine. No, è crashato il gioco. Ma quindi... Oh no, devo rifare tutto da capo? Vabbè che è facile, posso anche speedrunnarlo questa volta, ma lo farò in macchina. Venga qui con me, venga, 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 venga. Ma guardala dov'è? Ora voglio... Fermi che forse riesco a fare uno skip devastante. Siccome si riusciva ad entrare di strafugo dentro il Krusty Krab, forse riesco già ad attivare la missione finale. Aha, benissimo, guarda qua che skip. Mr. Krabs, I need you to sell these drugs to Sandy. Ma, ma la persona che le camminava in testa. Sono o non sono il miglior speedrunner della vita? Ok, molto bene. Oh yes, dai ora speedrun. Ok, ci siamo. Cosa è successo? Come... Questo gioco è rottissimo, lo adoro. Ma dai, si è rotto tutto. Non funziona, non funziona, ok, come l'ho detto. Sono morto. Maledizione. Beh, che dire, non so se sapremo mai come finirà la battaglia tra Mr. Krabs strafatto e Plankton super mega robotico. Siccome si basava sul lancio della monetina, sicuramente Plankton avrà perso, vero? E io lo so che nel gioco è Mr. Krab quello che... Bevi tanto succo di carota. Ma mi sa tanto che in real life è il creatore di questo gioco a farlo. Quindi bambini, se abbiamo imparato una lezione importante è: mangiate le verdure, ma non questo tipo di verdure.